Ehi, ciao! Avete mai sentito parlare dei messaggi in bottiglia? Dei rotolini di pergamena dentro a una bottiglia di vetro, abbandonata alle onde del mare. Che cosa raccontavano questi messaggi? Esistevano davvero? E soprattutto, c'era della scienza dietro a queste bottiglie che vagavano in mezzo al mare con i loro messaggi misteriosi? Cercheremo di scoprirlo perché la storia dei messaggi in bottiglia è affascinante e non è legata soltanto a film o a libri. È qualcosa di più, è qualcosa che riguarda la nostra conoscenza del mare e quindi è particolarmente bella e tutta da scoprire. E adesso ve la racconterò. All'orizzonte, nessun punto di riferimento. Ci sono anche le nuvole e non riusciamo a vedere le stelle. Chissà dove siamo, chissà dove stiamo andando. Avete mai provato a immedesimarvi nei navigatori del passato? Vi trovavate in mezzo al mare, in mezzo al nulla, senza punti di riferimento, senza coste nelle vicinanze. Magari senza neanche riferimenti del cielo, senza le stelle o il sole, e non sapevate in che modo potervi orientare, trovare la strada per casa. E allora i navigatori hanno trovato soluzioni sempre nuove, sempre più precise, per poter indicare la propria posizione sulla mappa. Agli inizi era fondamentale l'utilizzo del cannocchiale. Si navigava spesso vicino alle coste e in questo modo si aveva un riferimento costante con la terra. Quindi il profilo delle montagne, il profilo delle colline poteva in qualche modo aiutare i navigatori a non perdere la strada. Ma questo era un sistema limitato che non permetteva di attraversare lunghi tratti di mare in cui ovviamente ci si allontanava troppo dalle coste. E poi nacque la bussola. La bussola forniva una direzione costante verso il nord, che pur non essendo esattamente il nord geografico, comunque era un riferimento abbastanza sicuro, abbastanza utile per poter avere almeno una direzione da identificare. La posizione del sole era fondamentale per trovare la propria posizione in mezzo al mare, e se non era il sole, erano gli astri. Si utilizzarono allora tanti altri strumenti, che vennero perfezionati col tempo in modo da avere informazioni sempre più precise sulla propria posizione. Ecco come è fatto un sestante. Questa è una riproduzione in piccolo. Chiaramente quelli più perfezionati erano molto pesanti, molto più grandi, fatti estremamente bene con delle ottiche di grande qualità e costano anche un sacco di soldi. Questo è poco più che un soprammobile. In ogni caso, gli elementi fondamentali si vedono già. Si vede un cannocchialino, una serie di filtri, degli specchi. Un mezzo specchio con una parte di vetro trasparente e una parte di specchio riflettente. E qua un altro specchio. Tutto questo è mobile e regolabile per avere un'informazione sull'angolo. Il sestante, quindi un sesto di circonferenza, ha sostituito l'ottante, che invece era un ottavo. Ed è una tecnologia che si è sviluppata costantemente nel tempo e che ha dato informazioni sempre più precise ai navigatori. Tutto questo serviva per calcolare con precisione l'altezza di un astro o anche della vetta di un monte, ad esempio, rispetto all'orizzonte. Ad esempio, l'altezza del sole era molto utile per capire a che latitudine ci si trovava. Invece, per la longitudine, la determinazione appunto di questa coordinata è stata piuttosto difficoltosa, ha portato a sviluppi tecnologici non da poco. Ad esempio, il primo cronometro di precisione è stato creato apposta per questo motivo. Nel 1759 venne terminato il celebre ed elegante H4, un cronometro da marina di tale precisione da permettere un calcolo assolutamente esatto della longitudine.
Anche la classica icona del pirata con la benda sull'occhio non è così tanto lontana dalla realtà. Perché non è così lontana dalla realtà? Perché spesso, per orientarsi, per utilizzare queste strumentazioni, bisognava guardare il sole direttamente. E a lungo andare, guardare il sole dritto negli occhi fa molto male alla vista. Un primo accorgimento che venne fatto per evitare i problemi alla vista di chi utilizzava questi strumenti fu l'utilizzo di specchi o anche di piani su cui la luce del sole veniva riflessa o proiettata, questo per evitare l'osservazione diretta del sole. Si parlava in quel caso di black stuff. Ma nonostante tutti questi strumenti eccezionali e tutti questi accorgimenti, in mare ogni tanto capitava di perdersi. E allora il messaggio in bottiglia poteva essere effettivamente una possibile soluzione. I messaggi in bottiglia difatti non erano soltanto una fantasia di alcuni grandi autori come ad esempio Agatha Christie o Jules Verne o anche Edgar Allan Poe. Venivano talvolta usati in situazioni reali. La leggenda vuole che il primo messaggio in bottiglia sia stato mandato da Teofrasto, dal greco Teofrasto, nel 310 a.C. E questo per dimostrare che le acque del Mediterraneo sfociavano nell'Atlantico. Durante il regno della regina Elisabetta I i messaggi in bottiglia vennero vietati. Chiunque veniva scoperto a gettarne uno in mare poteva essere accusato di spionaggio e soltanto persone autorizzate dalla regina stessa potevano aprirne uno. Ci sono belle amicizie che sono nate grazie a un messaggio in bottiglia. Ci sono addirittura persone che si sono sposate dopo essersi conosciute grazie a un messaggio in bottiglia. Ci sono state scoperte scientifiche che sono avvenute grazie ai messaggi in bottiglia. Alcuni messaggi in bottiglia sono stati ritrovati dopo decine di anni da quando sono stati gettati in mare, ma il record assoluto probabilmente appartiene a un marinaio giapponese di nome Chonosuke Matsuyama, che nel 1784 naufragò su un'isoletta del Pacifico insieme a 44 compagni di viaggio. Il suo messaggio venne ritrovato soltanto nel 1935, quando ormai del nostro marinaio non c'era più molto da ritrovare. Ci fu poi il geniale uomo politico, ma anche inventore e scienziato Benjamin Franklin, che insieme a suo cugino studiò le correnti dell'Atlantico utilizzando proprio i messaggi in bottiglia. Ma questo studio delle correnti, fatto tramite i messaggi in bottiglia, venne riutilizzato poi da tanti altri scienziati, il più famoso dei quali è uno dei padri dell'oceanografia ed è l'americano Matthew Fontaine Maury. Nostromo alla via così! Oh. Quando si va in mare, si è da soli, o meglio, si è in compagnia del proprio equipaggio, quindi si è comunque isolati dal resto del mondo. Però la grande scoperta, la grande intuizione che ebbe Matthew Fontaine Maury fu un'altra, fu quella di capire che si potevano sfruttare le informazioni provenienti dalle altre imbarcazioni, dalle altre navi. Quindi creò un autentico registro di informazioni provenienti dai diari di bordo delle altre navi che avevano attraversato l'Atlantico e in questo modo riuscì a ricreare una vera e propria mappa delle correnti predominanti nell'oceano. Questo tornò estremamente utile di lì in avanti per chiunque volesse attraversare l'oceano e risparmiare fatica, risparmiare tratte pericolose o tratte in cui si incontravano venti poco favorevoli. C'è un messaggio in bottiglia che forse è il più prezioso di tutti e non è mai stato ritrovato. Durante il viaggio di ritorno dalla prima esplorazione dell'America, quindi proprio il primo viaggio, quello del 1492, a quanto pare, leggendo i diari di bordo, Cristoforo Colombo lasciò alle onde dell'oceano un messaggio in cui riassumeva la sua scoperta. Questo perché prima di tornare in Spagna, la Pinta, la Niña e la Santa Maria incontrarono una forte tempesta e c'era il timore di affondare. Ci fu proprio questo rischio e quindi per evitare che la scoperta andasse perduta, Cristoforo Colombo aveva appunto lasciato questo messaggio. Questo messaggio non è mai stato ritrovato, a quanto pare è stato lasciato dentro una botticella e abbandonato nelle onde dell'Oceano Atlantico. Difficilmente verrà mai ritrovato, ma nel caso avvenisse una scoperta del genere sarebbe qualcosa di straordinario e avrebbe un valore non solo storico ma anche economico incredibile. Se l'argomento vi è piaciuto vi posso segnalare una discreta quantità di libri. Tenete presente che di diari di viaggio, diari di bordo, soprattutto dei grandi esploratori del passato, ce n'è pieno. Però alcuni sono più, diciamo, leggibili di altri, anche perché spesso si tratta proprio di lunghe liste di eventi
e quindi potrebbero risultare un po' noiosetti. Ad esempio, questo qua gioco in casa. Charles Darwin, viaggio di un naturalista intorno al mondo. Questo perché è interessato alle vicende di Darwin o comunque a evoluzione, evoluzionismo e così via. Ovviamente è un testo fondamentale. Però non è la cosa migliore scritta da Darwin, secondo me, anche se c'è una bellissima descrizione nel dettaglio di com'era la natura del Sud America nel 1800, quindi il suo fascino sicuramente c'è. Però è un po' una lista di eventi, quindi potrebbe piacervi di più qualcosa di più narrato, più raccontato. Altri diari di bordo molto affascinanti, questi sono ancora più delle liste rispetto a quello di Darwin, e sono i viaggi di Cook, di cui ho parlato abbastanza spesso perché hanno un'enorme importanza dal punto di vista scientifico. E qui sono proprio diari di bordo con la lunga serie di eventi che hanno incontrato Cook e i suoi compagni di viaggio durante le sue esplorazioni in giro per il mondo. Ovviamente ci sono tantissimi avvenimenti importanti, però forse ci sono eventi particolarmente significativi, come ad esempio la scoperta della barriera corallina, la circumnavigazione della Nuova Zelanda e così via. Quindi bello anche quello un po' impegnativo perché sono lunghe liste di eventi giorno dopo giorno. Questo l'ho comprato di recente, molto carino, costa anche poco. Lawrence Berggren, Oltre i confini del mondo. Questo racconta del giro del mondo di Magellano, Ferdinando Magellano, il primo giro del mondo. Quindi questo esploratore portoghese che ha veramente vissuto grandi avventure e ha esplorato laddove nessuno aveva esplorato prima di lui. Questo è molto bello. Se volete sapere proprio tutto sulla storia delle esplorazioni per mare, questo è il libro che fa per voi. Queste sono 1000 pagine di storie, eventi, approfondimenti, fotografie, tutto quello che si può voler sapere sulla storia della navigazione è qui dentro. Storia marittima del mondo di David Abulafia. Questo è piuttosto impegnativo, però se cercate un'enciclopedia sull'argomento, fa per voi. Oh, questo mi piace tantissimo perché mi ha dato un sacco di spunti per questo video. Ed è Viaggio e Scienza di Francesco Mezzalira. Proprio uno dei primissimi capitoli parla delle strumentazioni che sono state utilizzate per esplorare i mari del mondo in questi ultimi secoli, e quindi dall'astrolabio, alla bussola, al sestante, l'ottante, eccetera. Quindi molto bello, anche perché ci sono tanti approfondimenti sulle scoperte scientifiche che hanno riguardato viaggi di grandi esploratori in giro per il mondo, non soltanto per nave. Questi sono approfondimenti su viaggi particolarmente affascinanti, più che sulla navigazione in sé. Questo è il primo, Alfred Lansing, Endurance, l'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud. Eccolo qui. Questi sono viaggi veramente avventurosi, pericolosi e di un'importanza storica unica. Questo è il viaggio dell'Endurance al Polo Sud di Sir Ernest Shackleton nel 1914. E ci sono veramente eventi incredibili, anche perché qua si parla di un secolo fa, non di 3, 4, 5 secoli fa, e quindi ancora più sorprendente quanto fossero avventure così, diciamo, di frontiera, esplorazioni veramente rischiosissime che ormai non si fanno quasi più. E infine ultimo, più che questo libro vi raccomando, vi consiglio di approfondire le vicende di questo personaggio, Steller, che è stato un naturalista che ha viaggiato insieme a Vitus Bering e che ha fatto delle scoperte straordinarie. C'è una grande quantità di specie, animali, che sono dedicate appunto a Steller perché è stato un naturalista straordinario, oltre che un personaggio veramente interessantissimo. Questo è un libro che ho trovato usato, ma ce ne sono tanti altri su di lui, tutti molto belli, molto affascinanti. Questo comunque si chiama Steller's Island, Adventures of a Pioneer Naturalist in Alaska, di Dean Little Page. Confesso di non averlo ancora finito questo. Comunque le vicende di Steller sono talmente belle che qualunque libro dedicato a lui sicuramente vale la pena di essere letto. Eccolo qua.
Ma come detto, di libri che parlano di avventure, di viaggi in giro per i sette mari, ce n'è pieno. Io vi ho suggerito solo quelli che ho letto, ma ce ne sono veramente tanti altri che sono ugualmente affascinanti, ugualmente belli da leggere. Anche perché, come adesso si parla dell'esplorazione spaziale che fa progredire la tecnologia, in passato è stata l'esplorazione dei mari a fare la stessa cosa. E questo non viene sottolineato abbastanza. La nascita della bussola, ad esempio, il perfezionamento del cannocchiale, del cronometro. Tutti questi strumenti sono nati o si sono sviluppati proprio per merito dell'esplorazione, soprattutto dell'esplorazione dei mari. E quindi questo è un motivo in più per essere curiosi, per approfondire e amare la conoscenza del nostro pianeta. E detto questo, io vi saluto e vi ringrazio di avermi seguito. Ciao!